una tradizione, una complessità dello studio giuridico che si è man mano persa, chiusa nella esegesi, nella a sistematica, entro le rassicuranti mura della giurisprudenza delle corti, su cui tra un attimo tornerò. Parlo soprattutto ovviamente del mio campo scientifico disciplinare. Insomma, non si riesce a uscire molto spesso da quel paradosso, da quel difetto che Massimo Sergio Giannini, negli ormai lontanissimi inizi degli anni Ottanta, diceva essere della letteratura allora giovane, quella dei raccontini, che racconta come stanno le cose e cosa c'è dentro le cose. Questa torsione è peggiorata, perché perlomeno negli anni Ottanta i raccontini si inserivano all'interno delle grandi narrazioni politiche, ideologiche, sociali, giuridiche. Oggi le grandi narrazioni non ci sono più, e allora una riscoperta di realismo credo che sia la prima lezione da trarre, anche perché Mario Carnale non ci invita soltanto ad essere realisti, ma ci mostra la complessità del reale. È evidente dalla lettura del testo di Caravale che il diritto non è fatto solo di norme. È evidente altresì che il diritto non è fatto neppure solo di giurisprudenza. Non c'è tanta la discussione ripetuta e reiterata su se bisogna pensare soltanto alle norme o dare maggiore rilievo alla giurisprudenza. Il diritto è una cosa complessa, è fatta di fatti, è fatta di politiche, è fatta di storie, è fatta di scienze giuridiche, è fatta di esperienze, è fatta di convenzioni, è fatta di esperienza giuridica. E tutto questo c'è dentro, che è una miniera. Allora, essendo una miniera, avendo io poco tempo e insegnando diritto costituzionale, fornirò soltanto alcuni spunti su quelli che possono essere la lettura del costituzionalista, sacrificando, ma altri faranno, colmeranno questa mia lacuna, ovviamente tutti i profili che non sono più di stretto diritto costituzionale. Io devo dire che ho letto con grande piacere, perché è una lotta culturale di questi tempi, una formulazione che Mario Caravale è, che nel testo di Caravale è perlomeno implicita, non so se esplicita, ma è chiaramente implicita, che riguarda il dibattito costituzionalistico. Cioè c'è ormai la convinzione che bisogna retrodatare le categorie giuridiche del diritto costituzionale, mentre noi siamo stati convinti per molto tempo che il diritto costituzionale, ancora ripetiamo, nasce soltanto 200 anni fa con le rivoluzioni borghesi, con la rivoluzione francese, con l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Anche leggendo il diritto, il testo di Caravale, scopriamo che invece tutto nasce nel 600, nel secolo di ferro, quello che Mario Caravale chiama essere il secolo di ferro, perché il 600 non è stato solo il secolo del trionfo dell'assolutismo, cosa che ben sappiamo, ma è stato anche e soprattutto, appunto, dal mio punto di vista, del costituzionalista, il secolo in cui si sono poste le basi per il superamento dell'assolutismo. È il secolo dell'imporsi del nuovo giusnaturalismo, della nascita dei diritti innati dell'uomo, Rozio e via di seguito, dell'abbandono delle concezioni, come dire, di ispirazione agostiniana, in cui il diritto era in interiore omni, no, è l'abbandono di questa concezione per abbracciare il tomismo. E guardate che il tomismo è alle basi del diritto costituzionale, cioè è il tomismo è alle basi di quel diritto sociale che non è più intimo nell'uomo, i diritti non sono più all'interno dell'uomo, ma in qualche modo cominciano ad assumere un rilievo giuridico. E poi è nel 600 che si pone paradossalmente, forse, per i lettori distratti, per gli storici reiterati e tradizionalisti, il problema del consenso conflittuale. Certo, all'inizio del consenso conflittuale, nel 500 con Machiavelli, che però si preoccupava del problema del consenso, nel 600 con Hobbes, il più autoritario degli autori del 600 contrattualisti, e che però pongono la questione del consenso. Si cedono tutti i diritti dell'uomo a un sovrano, ma perché? Per aver salva la vita, e questa necessità contrattualistica in qualche modo è il presupposto. Poi si svilupperà in Locke, Rousseau, in un contrattualismo democratico, costituzionale, ma lì c'è la base di tutto. I limiti al potere, paradossalmente, nascono quando il potere è assoluto. Io poi devo dire che trovo straordinariamente interessante anche una formulazione che esce molto chiaramente dal testo di Caravale. Non è vero solo quello che ripetutamente noi costituzionalisti siamo portati a dire, che il fondamento del costituzionalismo è il
costituzionalismo, scusate, ha un fondamento giusnaturale. È certamente vero che ha anche un fondamento giusnaturale, però è anche vero che è un fondamento utilitaristico, Locke. Che ha un fondamento nella teoria critica, Rousseau, ma anche nei diritti di resistenza, Spinoza. Io ho trovato sinteticamente straordinariamente interessante, con tutta questa lettura complessa, perché la realtà è complessa, che in qualche modo fondano non soltanto la storia del diritto, la storia del diritto pubblico, ma in fondo il diritto costituzionale, come scienza utile, democratica, naturale, di limitazione del potere. Io mi ero appuntato tutta una serie di altre cose, ma non posso dirle. Vorrei soltanto aggiungere due, credo, tre cose. La prima è che, leggendo il testo, che per chi lo ha visto sa bene, parla di tutto, ma separa le esperienze giuridiche. Bene, credo che sia interessante, per a proposito di complessità del reale, notare come la diversità delle esperienze. Non è vero, come qualcuno dice, e Mario Capace, non soltanto lui, conferma essere sbagliato, che la tradizione, per esempio, anglosassone è unica. Negli Stati Uniti c'è una direttrice di netta continuità rispetto all'esperienza inglese. Il fondamento giusnaturale, paradossalmente, è molto più forte nell'esperienza statunitense che nell'istanza del contrattualismo e dell'unionismo europeo. Paradossalmente, perché gli Stati Uniti sono considerati il popolo più pragmatico del mondo, e alla faccia del pragmatismo, se si legge il libro dei gravari, direi, e se si legge la Costituzione degli Stati Uniti, le diversità, e poi anche la non linearità della storia. Io sempre leggo come costituzionale, ho letto come costituzionista il libro dei gravari. Beh, se è vero come è vero che uno dei paradigmi del diritto costituzionale, come dire, è la pretesa che nella Costituzione si identifica una legge sacrata, superiore ad ogni altra, è chiaro nel libro di Caravaggio che cosa? Che la sacralità della legge nasce nel Medioevo. Sì, nel Medioevo, cioè in quel periodo, in quel sistema giuridico che certamente è un sistema incentrato sul diritto comune, e però Caravaggio lo scrive molto bene. Diritto comune sì, ma quando poi si scrivevano le leggi, la legge aveva un valore quasi sacrale, perché connessa ad un valore etico superiore e razionale. Pagine 21, 70 e 144, per chi potesse controllare. Tre volte, ripeto. Ripeto le parole, un valore quasi sacrale, perché connessa ad un valore etico superiore e razionale. Ma non è questa la Costituzione, non è questa l'ambizione di un testo costituzionale. E poi, non dovrei dirlo, me ne vergogno un po', perché qui abbiamo un presidente che certamente mi bacchetterà le mani. Sì, perché i costituzionalisti, a differenza di quello che ci dicevi, sono sempre alla inesausta ricerca del fondamento, perché non vogliono in qualche modo abbandonarsi al nichilismo, non vogliono proprio, per quello che dicono. E allora, per carità di Dio, con questo presidente non mi permetterei mai, però voglio dire qualche cosa cercando di squisciare all'altro, che nel libro di Carvalho io qualche fondamento l'ho trovato, non so, anche nei libri di Dio, per carità di Dio, nonostante quello che mi dice Otto, e io ho trovato questo, che Mario Carvalho ci indica una prima piccola verità sui fondamenti, cioè dire che i fondamenti sono tanti. Ma guardate che il relativismo dei fondamenti non è la fine degli stessi, a mio modo di vedere, non è neppure la loro debolezza, a mio modo di vedere. Anche qui lo dico sommessamente, perché in fondo il fondamento è nella ricerca della tradizione, è nella ricerca della natura, è nella ricerca della ragione. Forse perché no, forse no, ma insomma, è nella natura del mercato. È nella natura, e su questo io lo sottolineo dal mio punto di vista, perché secondo me dal mio punto, piccolissimo punto di vista, veramente è nella natura della storia, perché il fondamento è nella storia, nella costruzione della storia dei fondamenti, che non è una tautologia, a mio modo di vedere. Il fondamento sarà sì un fondamento storicamente determinato, perché nell'evoluzione dei principi costituzionali, quelli inevitabilmente sono essi storicamente determinati, sono sempre fondamenti. Perché no?
se usciamo dall'immagine che è il fondamento assoluto trascendente. Un'ultima considerazione, le consuetudini, che è un tratto centrale, come avete sentito, tutti quelli che mi hanno preceduto lo hanno richiamato. Non perché sarebbe banale, non nel Medioevo, inizia il primo paragrafo, mi sembra, il secondo, sulla centralità delle consuetudini come fonte primaria medievale, ma questo lo sappiamo. Quel che il costituzionalista trova almeno essere più interessante è che queste consuetudini, convenzioni costituzionali, prassi, precedenti, figure affini, insomma, il fatto che si fa diritto è una, Giannini avrebbe detto, un'invariante storica, una costante, un'assoluta costante. Non ho più il tempo di ripeterlo, non soltanto in Gran Bretagna, dove, come è ben noto, oggi le convenzioni e le consuetudini costituzionali sono quel che sono e che sappiamo tutti, non solo in Inghilterra, ma in Francia, fin dalla Costituzione del 1830, nella poi della Costituzione francese, in Italia. Le consuetudini hanno definito la forma di governo parlamentare ben prima dei decreti Zavardelli del 1901. È essenziale dunque, è vero, io, Mario lo sa perché abbiamo avuto occasione di confrontarci su questo, io sono assolutamente convinto che non si capisce nulla del diritto costituzionale, per carità, se non si capisce, se non si capiscono le convenzioni, anche oggi. Però vorrei cogliere l'occasione, che poi c'è un punto critico. Qual è? Bisogna a un certo punto capire, oggi, passando dalla storia al presente, per i costituzionalisti, non voglio prendere responsabilità ad altri, qual è il grado di elasticità opportuno, necessario, per permettere, per permettere ai principi costituzionali di adeguarsi alle trasformazioni del sistema politico. Qual è lo spazio delle convenzioni? Perché è vero, e qui cito Mario Caravale, che come lui dice è indispensabile per fare chiarezza all'interno di un ordinamento sensibile all'evoluzione della vita politica che esso sia aperto alla molteplicità e variabilità delle forme di questo. Infine qui Mario Caravale. Però io aggiungo, è anche vero che c'è il rischio di assumere i principi costituzionali come pretesto, facendone venire meno ogni loro valenza precettiva, in qualche modo, voglio dire, essere travolti dalle convenzioni, travolti dal reale, abbracciando un indeterminismo costituzionale che si legittima soltanto di riflesso, che di riflesso soltanto legittima i principi costituzionali. Un rapporto tra Costituzione e testo, tra Costituzione formale e materiale, se volete, deve essere conservato, facendo in qualche modo, rendendo duro il diritto costituzionale, fermo il diritto costituzionale, applicato alla vita politica, ma in qualche modo non sbragato in una interpretazione della Costituzione in senso materiale, a cui evocazione portati, a cui applicazione apportati a tanti lutti, a tante distorsioni. Mi permettete un'ultima battuta di polemica, non con Mario ma con l'università, se volete. Il libro è un libro importante, è una maniera, è pubblicato come manuale. Noi abbiamo esperienze importantissime di manuali, non faccio nessun confronto perché sono testi assolutamente diversi tra di loro, ma insomma, da Bobbio a Orestano a Crisafulli, per citare soltanto i massimi, persone che hanno scritto, come sapete meglio di me, manuali, lezioni, che hanno segnato la cultura giuridica di questo paese, hanno formato i giovani, ma hanno anche segnato la cultura giuridica di questo paese. Caro Marco, questo libro non rientra nei parametri di Andrew. Questo libro, i manuali, verrebbe in qualche modo superato, valutato meno di una nota a sentenza, caro Mario, e questo probabilmente è un problema. È un problema non per Mario Caravale, tutti noi, perché in qualche modo esprime un'altra idea di università. In ogni caso, grazie Mario per aver scritto questo libro, grazie a tutti per avermi ascoltato. Giancarlo Azzariti, un duplice grazie, grazie per la relazione e grazie per il suo dissenso, dove dire la continuità tenace del suo dissenso. Ora la parola a Massimo. Mi verrebbe da dire subito che
bisogna disperare sulla capacità della comunità scientifica di fare argine alle tendenze che in questi mesi, in questi anni vediamo svilupparsi per iniziativa delle burocrazie ministeriali, sempre uguali, culturalmente omogenee nel mutare apparente delle posizioni politiche. Penso che io penso che lo spazio per resistere vi sia, e dedico questo impegno a resistere a questa piccola modesta barbarie che viene avanti proprio a Mario Caravale e al suo libro. Molte ragioni di amicizia e di affetto che vengono a Mario Caravale. Abbiamo lavorato insieme per molti anni, abitavamo lo stesso piano della facoltà, due istituti contigui l'uno all'altro e che allora tendevano a confondersi, a stare insieme, a lavorare assieme, in una unità che era anzitutto una unità culturale e dalla quale derivava il rispetto reciproco e la collaborazione reciproca. Io ricordo bene l'aiuto che mi hanno dato Mario Caravale e Giuliano D'Amelio nei miei tentativi di fare una storia di alcune dottrine giuridiche che nascevano dalle fonti romane ma che naturalmente assumevano significati, volti, relazioni molto diverse e varie con il mutare delle forme di vita della società circostante. Lavoravamo assieme. Perché lavoravamo assieme? Perché eravamo e siamo storici del diritto. E questa unità culturale, io credo che vi sia la base per un rilancio complessivo delle discipline culturali della facoltà di giurisprudenza. E anche su questo credo che dobbiamo coltivare un moderato ottimismo circa le possibilità di svolgere, di spingere avanti una tendenza studi storico-giuridici che sia anche ragione di diffusione dei nostri risultati scientifici. Ma questo libro non è la rappresentazione di una storia unilineare, per questo mi piace. Non c'è un sistema della storia del diritto europeo. Io ricordo spesso, parlando con gli studenti di un dicasillabo di Eugenio Montale, che dice la storia è un marché plus, non è un sistema. Ora, sulla prima parte io ho un certo dissenso, perché sono un vecchio storicista, coltivo simpatia per quella che Gramsci chiamava la filosofia della prassi, e quindi ridurre la storia ad un banco del mercato delle pulci mi sembra riduttivo, e però sono profondamente convinto che la storia non sia un sistema. E infatti Mario non dà di questa storia una rappresentazione sistematica, ma propone una rassegna analitica di problemi nel tempo, o meglio di problemi ciascuno dei quali ha una sua propria durata. Leggevamo negli anni 70 il lavoro di De Goff sul tempo del mercante e il tempo della chiesa. I tempi sono diversi nella storia, sono diversi in relazione alle esperienze, ai contesti di esperienza, quindi è possibile che nella storiografia si costruisca di volta in volta un oggetto che ha un tempo, una durata diversa da un altro oggetto che cammina accanto a lui nelle vicende umane. E quindi dentro questo libro, in questa rassegna analitica dei problemi, si può trovare una storia dell'organizzazione del potere, delle autorità istituzionali che si alternano, si susseguono, si intrecciano con questi temi, delle relazioni interindividuali, delle regole che si costruiscono attorno, dentro le relazioni interindividuali, e poi l'ultimo ma fondamentale, centrale, la scienza giuridica. Io credo che la metafora delle radici per indicare lo studio storico, la ricerca storica, sia una metafora detestabile, sbagliata, fuorviante, perché la storia non è come una pianta, non è un organismo vegetale, è una realtà un po' più complessa che va raggiunta attraverso sondaggi, forme di avvicinamento che sono molteplici e diverse l'una dall'altra. E allora uno dei punti di vista dai quali io credo che un libro come questo si possa leggere più o meno
è quello di tirare fuori i momenti di discontinuità. Che cosa continuità? Naturalmente non nasce da nulla, e però implica una rottura. Si butta via qualcosa, ci si libera di una parte del passato. Ed è interessante, io credo, tirar fuori alcuni momenti di discontinuità in questo racconto. Ma anzitutto uno al quale noi siamo particolarmente affezionati, noi che studiamo il diritto romano, il pensiero giuridico romano, ed è la ricostruzione del Digesta, gli inizi del secolo XII, Bologna, un nuovo diritto della circolazione si viene sviluppando, nasce dall'economia, dai suoi bisogni, dalle forme di vita che cambiano, e la risposta giuridica consiste nel riprendere in mano i testi romani e nell'usare proprio il Digesto, proprio quei frammenti che provengono dalla giurisprudenza romana, interpretandoli, applicandoli alla prassi, ma per usare ed applicare alla prassi quei frammenti, quelle leges, così che chiamano i giuristi medievali, c'è bisogno di astrazione, c'è bisogno di immergersi dentro quei testi, ma contemporaneamente di staccarsi e di trarre progressivamente da essi, dall'ossa, il commento, sono strumenti, io credo, di questo, di trarre progressivamente da essi delle astrazioni che possano riferirsi alla prassi, che possano inquadrare i rapporti dei quali è intessuta la vita economica, la vita sociale. Qui, raccontando questa parte dello sviluppo del diritto europeo, proprio dalla pagina 29 in avanti, c'è l'esame critico, che ho letto con molta attenzione, del pensiero della ricostruzione di Francesco Calasso. L'ho letto con attenzione perché noi abbiamo studiato su Calasso, sul libro di Calasso, sui libri della sovranità, della sovranità, il negozio giuridico, gli ordinamenti giuridici medievali, il medioevo di diritto, e poi lo avevamo là, era un maestro che conoscevamo. Beh, la revisione critica di Mario è molto puntuale e anche attenta a comprendere la storicità di quei libri, l'importanza che essi avevano nel momento in cui sono stati scritti, pensati. Io credo che ci siano due elementi in questa idea del sistema del diritto comune, del diritto romano canonico. Da un lato c'è la ricerca, una ricerca dell'unità giuridica che viene dalla formazione giuridica, degli studi giuridici di Calasso, che è una ricerca dell'unità giuridica che ha un'origine padellistica. Posso sbagliarmi, insomma, quel libro sul negozio giuridico così singolare e fantasioso, insomma, ha certamente dietro uno studio non banale e non superficiale dei padellisti. E dall'altra parte c'è questa tormentosa idea dello spirito, un caro